Cerrato Antonio, e quell'epoca lì nel 74 io avevo 25 anni praticamente, perché sono dalla fine del 48, del 23 dicembre, quindi giovanissimo, 24-25 anni, adesso c'erano 72, e purtroppo per la mia passione della pittura, insomma che io giravo sempre le mostre, mi piacevano diciamo, vedere pittori specialmente savonesi e comignabelli degli anni del primo Novecento, e io quella sera mi trovavo, ahimè, nel Palazzo della Provincia. E, purtroppo non si dimentica, ero proprio davanti a un quadro enorme di Martinengo, che ha anche una strada dedicata poco lontano lì dal Palazzo della Provincia. E mentre studiavo sto quadro, insomma lo ammiravo, come è bella, è un boato enorme che si è spento tutto. E cristalli, come si dice, dei vetri sono saltati dappertutto. Il mio primo istinto, fortunatamente, perché io tutte le sere mi recavo lì vicino in via Venezia a prendere mia moglie, che lavorava lì alla standa di via Venezia. Allora io andavo sempre un po' prima e per fortuna non avevo portato mio figlio quella sera piccolino. E giravo queste mostre sempre lì nei paraggi. All'improvviso sto boato enorme, cristalli, la gente che urlavano a destra e a sinistra, io istintivamente, un po' per la deformazione professionale mia, non ho fatto, sono un carabiniere in congedo, sono in pensione adesso. E ho urlato subito, naturalmente con le mani in testa, cercato via istintivo ripararsi, e ho urlato tutti fuori, fuori che è una bomba. E quindi non lo so come è successo, ho fatto un salto che di fuori, diciamo nel lato che porta in via, adesso non mi viene il nome della strada, che insomma va verso via Venezia, c'è il vuoto sotto, diciamo, c'è un salto di 1,5 m. Io mi sono trovato in mezzo alla strada, non lo so neanche io come ho fatto, perché è tutto buio. Io ho detto, non si sa mai se ci sarà qualche altra bomba, qualcosa, viene istintivo allontanarsi il più possibile, e quindi mi sono trovato lì senza, in un attimo praticamente. E mi sono rimasto impresso quei pochi quadri che avevo ammirato lì di Martinengo e di Pelussi, famoso altro pittore che ha lasciato l'eredità lì alla casa di riposo di Santuario. Lì c'è stato un fuggi-fuggi generale. Poi io naturalmente mi sono allontanato perché dovevo recuperare la moglie, andare a casa insomma, ho detto, guarda, è successo così, così, così. Ho detto, non è che fossi spaventato più di tanto, però un po' di tensione c'era perché ho detto, proprio l'ho sentita a bruciapelo, dico. Se non sbaglio, prima delle 7 di sera, 6 e qualcosa, perché era buio. Mi ricordo che era buio perché io mi sono detto, se dico non sia mai, passava una macchina in quel momento, quando io ho fatto il salto, dico, se non morivo per la bomba, mi investivo una macchina, dico, e ci finivo sotto, perché è stato, come si dice, istintivo il salto di andare di sotto, perché poi rivedi questi benedetti vetri, perché lì è tutta una vetrata, praticamente il piano terra della provincia. E quindi il lato dove specialmente dove esplosa la bomba sul marciapiede, i vetri sono saltati dappertutto, sentivo questo fruscio nell'atrio lì, diciamo, del salone. I bagliori io non ne ho visti perché, ripeto, io mi trovavo in quel momento davanti a questo quadro enorme di Martinet, che mi è rimasto proprio, come si dice, impresso, perché poi, ripeto, non si dimenticano. Guardavo sempre invece i quadri di Pelussi che piacevano tantissimo, perché lui rappresentava le persone anziane del ricovero lì del santuario, della casa di riposo, che era un qualcosa che lasciava dentro proprio, vedere queste persone seduto lì e lui dipingeva all'interno della casa di riposo e le dipingeva com'erano, tristi praticamente. E io,
vedevo questi quadri, dicevo, apprezzavo tante cose, diciamo, l'artista, dicevo, la tristezza di queste persone che sono lì dentro, perché sembra una casa di riposo. E quindi non è che sia un albergo, diciamo. E quindi mi sono rimaste impresse queste due cose. No, io odore, come si dice, di fumo, come io, no, no, perché quando poi io mi sono accorto del giorno dopo che sono andato poi sul posto di nuovo per accertarmi un pochino della situazione, sono andato a vedere sul marciapiede, proprio attaccata, diciamo, dove passano le persone, sul marciapiede, diciamo, attiguo alla strada, c'era un varco per terra. Ha fatto un varco circa 1 metro di profondità e largo 60 centimetri, 70 centimetri. Occhio e croce, adesso che mi ricordo, ripeto, sono passati più di 40 anni. Non, adesso io non ricordo bene perché, ripeto, erano tanti i quadri ed erano tutte, diciamo, delle file messe perpendicolare verso l'esterno, la facciata esterna, e quindi io non vedevo le altre persone praticamente perché, ripeto, erano tutti quadri di vecchi, diciamo, pittori savonesi ed erano quadri abbastanza alti, però. Secondo me una ventina di persone c'eravamo. Sono poi esperienze che poi uno cerca di dimenticarle, a dire la verità. Non è che lasciano un buon fare, anche perché poi io mi sono trovato non più sulla seconda bomba, ma poco distante. Sempre perché cosa? Per andare a curiosare queste mostre che facevano estemporanee all'epoca. Un pomeriggio mi trovavo. Adesso non mi ricordo bene come si chiama la strada, dietro al vecchio tribunale, mi sembra che si chiama Calata Sbarbara o una cosa del genere, c'era una mostra che faceva un signore di Savona che aveva un negozio all'epoca di vendeva mangime per uccelli, queste cose, uccellini, perché come ne è belle, vendeva questa roba. E lui era un appassionato di queste cose e organizzava queste mostre estemporanee, quelli che si dilettavano a dipingere. E mi trovavo lì come al solito, diciamo, nel pomeriggio, sì, sarà stato nella metà del pomeriggio, adesso non ricordo bene l'orario, comunque era ancora giorno. E stavo per entrare, lì, diciamo, prima di entrare in questa mostra, essendo un boato, che purtroppo poi uno rimangono un po', come si dice, nella mente e nelle orecchie, ho sentito questo boato sordo. Mi sono detto subito con altri due o tre, un'altra bomba. No, cioè, per me era la seconda bomba, per me era la seconda bomba, ci ho detto, in linea d'aria c'è poco, saranno 400-500 metri, non di più in linea d'aria. Ma l'ho sentito veramente proprio, diciamo, bene, chiaro, sto boato. E ci ho detto, oddio, è esplosa un'altra bomba. E poi subito. Ho sentito partire le sirene lì della questura, ambulanze e compagnia bella, ci ho detto no. Stavolta ho detto, sono arrivato fino a dietro all'ospedale, poi quando ho visto questa marea di persone ci ho detto è meglio andarsene perché non è mai un bene mettersi, come si dice, a calcarsi nei pressi perché non si sa mai cosa può succedere. Quindi mi sono tenuto alla larga e poi ho saputo che era morta una donna che era venuta giù un soffitto. Io in quel periodo ero fuori dall'arma, in quel periodo lì. Sì, perché erano gli anni 70, praticamente poi una cosa un po' è un po' un giro. Io ero sì, un carabiniere di carriera, però mi ero congedato perché all'epoca era un po' un problema sposarsi prima diciamo, del previsto, diciamo, degli anni consentiti dal regolamento. E quindi io. Era nato sto bambino e mi sono congedato, ci ho detto vabbè, me ne vado. E lavoravo alla vecchia mutua INAM, ero impiegato all'INAM di Savona. E quindi, però, continuavano a mandarmi avvisi di richiamo nell'arma, perché quel periodo lì c'era un po'. Arrivavano questi richiami praticamente di tenersi sempre. Pronti che c'era un richiamo perché me ne avevano già fatto uno. E io ho detto no, non accetto perché dico, insomma il lavoro ce l'ho e no, 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 no. Perché si erano congedati molti carabinieri e quindi cercavano di
riprenderle di nuovo, quelli di carriera che si erano congedati. E quindi io lavoravo in quel momento all'INAM, diciamo, come avevo trovato questo impiego lì, e avevo fatto un concorso regolarmente praticamente. Qui poi a Savona, a quel periodo, naturalmente io che ero dell'ambiente, me ne accorgevo facilmente delle persone strane che circolavano a Savona. Cioè, la questura di Savona erano quasi buona parte conosciuti, i reparti praticamente operativi. E vedevo tutti questi giovani nuovi e sono venuti a sapere, ci ho detto, questi sono tutti poliziotti, perché poi io li sentivo da lontano. E qualcuno mi dice, sì, vengono da Torino, dice, perché avevano sguinzagliato a Savona un bel po' di, praticamente, di poliziotti in borghese per cercare di capire qualcosa. Che purtroppo in quel periodo non hanno scoperto niente. Non lo so, uno si può fare un'idea, ma certe idee bisogna, come si dice, tenersele per sé. Chi la racconta un modo, chi la racconta un altro, cioè capisce che no. Perché all'epoca a Savona, come si dice, politicamente c'erano sempre contrasti, quindi uno accusava l'altro praticamente, quindi no. Se ne veniva fuori perché quando si comincia ad accusare uno con l'altro invece di cercare la via, come si dice, giusta per fare delle indagini praticamente. E quindi erano gli anni della politica. Quindi bastava, come si dice, anche dire una parola fuori dal seminato che si diventava subito un nemico di un altro, praticamente. Cioè, era questa, secondo me, quell'epoca lì. Io poi, ripeto, sono entrato di nuovo nell'arma, perché poi nel 77 sono stato di nuovo richiamato, la seconda volta. E quindi erano gli anni che poi qui a Savona c'erano tanti scioperi. Quegli anni, diciamo, negli anni 70, 71, 72, 73 c'erano i scioperi famosi di quelli delle corriere, della Sita, de tante cose, quindi ripeto, c'erano tante correnti politiche che si accusavano magari a vicenda, però uno dice, se uno non ha un indizio sicuro, cioè, no. Ma vicino non lo so se ci sono arrivati, non lo so. Ma perché, ripeto, quando il proverbio dice che dove ci sono tanti galli che cantano non viene mai giorno, troppa politica. E poi all'epoca anche magari le forze, come si dice, dell'ordine, che c'era un po' più di antagonismo, diciamo, fra di loro. Una volta era così, poi le cose sono scemate, piano piano sono cambiate tante cose in questi anni. In città all'epoca, ripeto, a prescindere di queste affari qui, Savona è stata sempre una bella città, tranquilla, a misura d'uomo praticamente, si viveva bene. C'era del lavoro, prima di tutto perché c'erano tante fabbriche, tante fabbriche, tra Savona e Vado Ligure, non c'era mica carestia di lavoro, non c'era disoccupazione all'epoca. Bastava voler, come si dice, voler cercare un posto di lavoro e non c'erano problemi. E quindi erano anni non brutti. Purtroppo poi, vabbè, c'è stato sto seguito dell'affare, poi siamo arrivati alle Brigate Rosse, quindi una cosa copre l'altra, come solito, no? Ma purtroppo le cose, negli anni Ottanta le cose sono cambiate. Noi abbiamo una memoria diversa, cioè chi ha vissuto certe cose come me, io ho vissuto, le ho vissute, diciamo, anche un po' sulla mia pelle quella cosa lì, perché ci sono andato molto vicino a farmi del male. Quindi non è che, però, i giovani poi dopo sono cambiati. Poi, ripeto, nel 77 si sono iniziati i problemi con le Brigate Rosse e quindi, come al solito succede, una cosa mette, come dice, a tacere l'altra, no? Quindi, poi i giovani, ma ripeto, secondo me a Savona è sempre stata una questione un po' politica in quegli anni, per quelle che penso io, questo è un mio pensiero. Era sempre una questione politica perché all'epoca, tra destra e sinistra,
non è come adesso che c'era della, come si dice, c'erano dei malumori praticamente. Qui a Savona, ripeto, poi uno fa subito le accuse a un certo. Prima mi hanno parlato che fossero bombe nere, però non hanno mai, mai scoperto, come si dice, una traccia che potesse portare a un indizio del genere. Cioè, perché poi nell'ambiente nessuno dice, fa il nome praticamente. Però mormoravano una cosa del genere, che fossero dei figli di persone in vista a Savona, che avevano tentato anche di coprirli, ma io ripeto, non si può fare accusa a nessuno se uno non è, come dice, sicuro di quello che ha sentito o di quello che uno sa, perché sono poi problemi non indifferenti, si va incontro a dei problemi non indifferenti. All'epoca mormorava, però ripeto, poi qui. Siccome c'erano queste correnti politiche a Savona che si accusavano sempre a vicenda, finite sempre, è finito in una bolla di sapone praticamente. Non è che io l'abbia apprezzato, personalmente. Io e i miei figli gliel'ho sempre raccontata questa storia, anche perché c'è mica niente di male. Diciamo, la mia vita è stata un po' sempre movimentata anche nell'arma. Ho avuto, come si dice, purtroppo dei momenti poco, come si dice, sono andato vicino molto andare dall'altra parte. Però, Padre Eterno me l'ha mandata buona e sono qui che ve la racconto ancora. Quindi io con i miei figli ho sempre parlato, a volte quando mi chiedono, le dico quello che ho sempre saputo e quello che è, ma niente di più, niente di meno, perché, ripeto, bisogna dire sempre le cose come stanno, mai andare oltre oppure nascondersi dietro al ditino. No, e cosa c'è di male poi? Si vive una volta sola e le cose, se uno ha la coscienza a posto, perché deve, non deve dire le certe cose. Certo, fanno parte della vita certe cose, no? Sono capitate, io dico sempre, anche con i miei figli, dico io ci sono ancora, dico, sapete bene, dico tanti altri miei colleghi non ci sono già più, da tanto tempo, gli è andata male, cosa vogliamo fare? Ho fatto 12 anni a Caire Montenotte, sono stato sempre, io purtroppo, no purtroppo, me lo sono sempre scelto io i lavori, a me è sempre piaciuto stare in prima linea, non ho mai. Adesso ne sto pagando un pochino le pene, per i dolori. Ma ho fatto 12 anni in Valbormida, dal 78 al 90, durissimo. Periodo più brutto di freddo, periodo di Brigate Rosse, quindi io ero alla radiomobile, praticamente ero sempre sulla strada, a contatto col buono e col cattivo, quindi non è che mi sono risparmiato. Poi sono cambiata la legge, famosa legge, che potevi fare, prestare servizio dove avevi contratto matrimonio e quindi ci hanno detto puoi andare a Savona dove ti sei sposato. E quindi sono ritornato poi a Savona e ho detto no, non ci voglio andare. Ho detto no, mi piace, accetto piuttosto la stazione di Quigliano. E sono stato a Quigliano 5 anni, quasi 6. Poi sono andato a Vado Ligure, mi hanno trasferito a Vado Ligure perché mancava del personale, avevano bisogno di una persona più anziana per tenere un po' la situazione in piedi quando il comandante non c'era, io ero quello secondo e quindi sono andato a Vado Ligure. Poi da Vado Ligure ho detto me ne devo andare in pensione perché non ce la faccio più.